Namaste. Benvenuti alla pratica di oggi. Oggi ci incentreremo a lavorare sul nostro sistema immunitario, ma specialmente sul nostro sistema respiratorio. Quindi la pratica di oggi si incentrerà in gran parte a lavoro di pranayama, quindi a permettere alla forza vitale di rientrare in noi equilibrando il sistema e a riprogrammare il nostro respiro, allenandolo a diventare profondo, consapevole e pieno. Questa pratica è particolarmente indicata in tutti quei casi in cui avete appena avuto, per esempio, un'influenza o qualsiasi tipo di affezione batteriologica o viridica che specialmente prende la zona dei polmoni. Bene, iniziamo. Mettetevi in una posizione comoda seduta. Schiena dritta, ancorate bene gli ischi a terra, chiudete gli occhi e iniziate a respirare dal naso, inspirando ed espirando. Osservate il vostro respiro. Diventate consapevoli se il respiro è corto, lungo, profondo, superficiale. E semplicemente osservatelo. Create una connessione con il vostro respiro. Ascoltate il vostro corpo, sentite la posizione della vostra schiena. Facciamo ancora un paio di respiri in questo modo. In modo da aiutarci a entrare in contatto con noi stessi. Portiamo le mani giunte al petto, Namaskar Mudra, per cantare i tre om di apertura. Inspiro. Inspiro. Sentite la vibrazione, il suono universale della creazione. Portate i palmi delle mani sulle ginocchia e da qui ci prepariamo a fare uno dei primi tipi di respirazione ed è il respiro addominale. Ad ogni inspiro andremo a riempire la pancia con aria e ad ogni espiro svuoteremo completamente la pancia. Potete tenere una mano sulla pancia, sull'addome, in modo da aiutarvi a sentire il rigonfiamento ogni volta che inspiriamo e lo svuotamento ogni volta che espiriamo. Iniziamo. Lentamente, sempre solo dal naso. Inspirando, lasciamo entrare l'ossigeno attraverso il naso e iniziamo a gonfiare la pancia come se fosse un palloncino. Quando arriviamo al limite, espiriamo e la sgonfiamo completamente, come se andassimo a portare il corpo sotto vuoto. Di nuovo.
Inspiro gonfio. Espiro sgonfio. Inspiro gonfio. Espiro sgonfio. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ultimo inspiro profondo, più felice. Inspiro. Ed espirando svuoto, svuoto, svuoto completamente. Respirate normalmente, osservate il vostro stato attuale. Con gli occhi chiusi, entrate in contatto con il sé. Aprite gli occhi gentilmente e da qui andremo ad inspirare portando le braccia verso l'alto, inspiro, guardiamo verso l'alto come volendoci distendere verso il cielo ed espiro sempre dal naso, porto giù le mani fino a toccare con la punta delle dita il pavimento, il tappetino. Di nuovo, inspiro, porto le mani verso l'alto, guardo su, espiro dal naso, mani giù lentamente, schiena dritta, porto le punte delle dita a terra. Di nuovo. Inspiro su, piano piano. Espiro giù. Inspiro su. Espiro giù. Il respiro marca il ritmo del movimento del corpo. Ultima volta. Inspiro su. Espiro giù. Portiamo le punte delle dita delle mani a terra, chiudiamo gli occhi con la schiena dritta, respiriamo. Manteniamo le dita delle mani in questo modo. E andremo a fare un esercizio noto come Kriya, che è un esercizio di pulizia interiore, Kapalbhati. Se avete il ciclo oppure mal di testa o problemi con la pressione, andate piano. Ad ogni modo faremo l'esercizio in un modo molto lento per non affaticare il sistema. Ciò che andremo a fare durante l'esercizio sarà quello di espirare unicamente attraverso il naso, l'inspirazione avverrà in maniera autonoma. Quindi l'esercizio sarà in questo modo. Quindi andremo a fare una sorta di, come se fosse un colpetto di tosse, con l'espirazione, e l'inspirazione avverrà autonomamente, quindi noi ci preoccupiamo solo di
espirare, espirare, espirare lentamente. Prima di iniziare facciamo un'inspirazione profonda e un'espirazione e poi inspireremo per iniziare con Kapalbhati. Vi guiderò io. Inspiro. Espiro dal naso completamente. Mantenete la punta delle dita delle mani sul pavimento ed inspirate per iniziare Kapalbhati. Espiro. Ultimi tre. Poi riportate le mani sulle ginocchia, schiena dritta e respiriamo normalmente dal naso. Al prossimo inspiro inizieremo a fare la respirazione addominale, ma la implementeremo anche con la respirazione nella zona del petto. Quindi inspireremo gonfiando la pancia come un palloncino come abbiamo fatto prima, ma poi continueremo ad inspirare riempendo il petto ed aprendo bene tutta l'aria dei polmoni. Quindi iniziamo. Inspiro, gonfio la pancia, gonfio il petto ed espiro sempre dal naso, sgonfiando il petto e poi la pancia. Di nuovo, inspiro, gonfio la pancia. Continuo ad inspirare gonfiando il petto, aprendo bene il petto. Espiro, sgonfio il petto. Sgonfio la pancia. Inspiro, gonfio la pancia lentamente. Espiro, sgonfio il petto, sgonfio la pancia, ancora due volte, inspiro, gonfio la pancia,
Gonfio il petto, sgonfio il petto, sgonfio la pancia. Ultimo, inspiro, gonfio pancia, passo il petto. Espiro, svuoto il petto, svuoto la pancia e respiro normalmente. Da qui portiamo le mani in Jamudra, quindi pollice ed indice che si toccano in entrambe le mani, palmi rivolti verso l'alto, schiena dritta, e andremo a fare delle semplici respirazioni profonde di 5 secondi di inspirazione e 5 secondi di espirazione. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro e continuo a respirare normalmente. Ultimi due esercizi, apriamo le braccia e andremo a colpire leggermente con la parte interna del palmo la zona del timo facendo una torsione. Quindi inspiriamo con le braccia aperte ed espirando andremo a fare una torsione e a dare un colpetto al centro dove si trova la nostra ghiandola del timo. Inspiro, torniamo, espiro. Continuate, piano. Ultimi due. Ultimo. Inspiro, inspiro, torno al centro, apro bene le braccia e poi espirando sempre dal naso porto giù le braccia. Questo esercizio ci aiuta a riattivare il sistema immunitario e a svegliare la ghiandola e a farla attivare.
Adesso ci prepariamo per l'ultimo esercizio prima della breve meditazione. Portiamo le mani in Jamudra, ci prepariamo per fare il Brahmri, il suono del calabrone. Ciò che andiamo a fare è inspirare e invece di espirare facciamo questo suono. Lo faremo 5 volte, poi faremo una pausa di respiro e poi lo faremo altre 5 volte. Inspiriamo insieme ed espiriamo e poi inspiriamo per iniziare Brahmri. Inspiro. Espiro. Ed inspiro per il primo Brahmri. Respiriamo normalmente. Sentite il benessere, il rilassamento, la quiete interiore. Tenete la schiena dritta, il petto ben aperto. Respirate profondamente con consapevolezza. Ancora un paio di respiri. Ci prepariamo per altri 5 Brahmri. Inspiriamo per Brahmri.
Respiriamo normalmente sempre dal naso. Fissate un punto in mezzo alle sopracciglia. E respirate profondamente. Se volete potete continuare a meditare, mettere pausa, altrimenti portiamo le mani giunte al petto in Namaskar Mudra e ci prepariamo ad intonare un Om e tre Shanti per concludere la pratica di oggi. Inspiro. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.